Buongiorno bambini, oggi vi voglio leggere una storia. Mi raccomando, ascoltate bene bene. Poi, quando ho finito, fate un bel disegno, lo colorate bene, senza lasciare spazi bianchi, che lo sapete, alla maestra Sandra gli piace tutto colorato nei minimi particolari. E poi, una cosa importantissima, che mi raccomando, state lontani come porcospini. Per non farvi male e non fare male a nessuno. Se volete, ai due porcospini gli potete dare il nome, che volete voi. Ciao, ascoltate bene, eh? Buon ascolto. In una fredda giornata d'inverno, un gruppo di porcospini si rifugia in una grotta e per proteggersi dal freddo si stringono vicini. Ben presto, però, sentono le spine reciproche e il dolore li costringe ad allontanarsi l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta di nuovo ad avvicinarsi, si pungono di nuovo. Ripetono più volte questi tentativi, sballottati avanti e indietro tra due mali, finché non trovano quella moderata distanza reciproca che rappresenta la migliore posizione. Quella giusta distanza che consente loro di scaldarsi e nello stesso tempo di non farsi male reciprocamente.